Oggi ti voglio raccontare ciò che per me per 15 anni è stata una qualità di vita terribile, perché questa patologia, questo disagio, questa modifica fisiologica del corpo non è attenzionata come dovrebbe essere, perché spesso è ignorata, perché spesso è sottovalutata. Quindi il video di oggi è assolutamente divulgativo ed è assolutamente di informazione affinché se tu come me hai questa sintomatologia, pensi di avere questa sintomatologia, puoi approfondire. Quindi oggi ti dirò passo passo cosa è, quali sono i sintomi, ti racconterò un po' la mia storia, il mio percorso e come risolverlo e un po' come si evolve tutta la storia. Quindi spero che con questo video tu possa, qualora tu abbia questa sintomatologia e ne sia all'oscuro, possa essere illuminata da questa possibilità, da questa opportunità che il Sistema Sanitario Nazionale prevede in alcuni casi, nella maggior parte dei casi in cui questa patologia è evidente. Dopo 6 mesi esatti dal mio intervento, ti voglio riparlare di questa patologia. Perché? Perché se qualcuno mi avesse detto prima cosa era la diastasi e che sintomatologia aveva, io mi sarei risparmiata anni, anni e anni di disagi, di dolori e di qualità di vita veramente alterata. Allora, in questo video ti voglio illustrare questa patologia che si chiama diastasi dei retti addominali, che molte volte è sconosciuta, che molte volte è ignorata, molte volte è sottovalutata. Ti dirò la mia storia e ti farò vedere come ero prima e come sono ora dopo l'operazione, la forma della mia pancia. Allora, innanzitutto diciamo che cos'è la diastasi dei retti addominali? È quando i due muscoli, adesso qui ti metto qualche figura, non sono più confinanti con la linea alba, ma sono, come dire, si sono separati. Nel mio caso, per esempio, si erano separati e si erano girati. Quindi, questa separazione fa sì che i visceri che vengono contenuti da questi due muscoli, che sono i retti addominali, trovano uno spazio. Trovano uno spazio per rilassarsi, trovano uno spazio, che non è fisiologico. I sintomi principali sono mal di schiena, perché comunque questo spanciamento altera anche la fisiologia, il modo di stare con una schiena dritta e corretta. Quindi molte volte si lamenta mal di schiena. Un altro sintomo molto molto comune è la cattiva digestione e nel mio caso, per esempio, un transito intestinale strano. Perché io avevo la netta sensazione, dicevo sempre, è come se fossi incinta, sento un bambino che si muove nella pancia. Questi movimenti erano dolorosi, questi movimenti io prima di pranzo, dopo cena, ero costretta sempre a sdraiarmi con il mio mitico sacchettino di riso e sale per calmare queste coliche. Perché l'aria non era fluida, perché l'aria era dolorosa, perché si bloccava perché non transitava bene e io ero continuamente affetta ero continuamente torturata da questi dolori addominali. Io personalmente, per esempio, non potevo indossare dei jeans o dei pantaloni che mi cingevano l'addome perché questo in me provocava grandissimi dolori e quindi dovevo tornare a casa e togliermi subito tutto. Le scene fuori erano una corsa a casa perché subito si sviluppavano questi miei dolori intestinali. Quindi, dal punto di vista, come dire, dell'addome, del transito intestinale, della digestione, ci sono sempre degli squilibri. Un altro aspetto veramente antipatico era l'incontinenza. Non solo quando si starnutisce, non solo quando si tossisce, ma anche quando alzavo la voce. Quando io rimproveravo i miei figli e alzavo un po' la voce, in automatico, si può dire, me la facevo addosso. La forma della mia pancia era strana. Era un palloncino, adesso vi faccio vedere qui, un palloncino che usciva fuori proprio da una fessura,
era uno spanciamento di questi muscoli che si erano allargati, girati e che avevano consentito ai visceri di affacciarsi proprio così. Nel corso del tempo, magari io mi sono tenuta sempre un pochettino, come dire, non ho mai esagerato con il peso, ma moltissime persone che magari sono un poco sovrappeso hanno forme della pancia che li mettono a disagio, particolarmente quando incontrano magari le persone e chiedono: di quanti mesi sei? Stai aspettando un bambino? Quindi è veramente umiliante. Molte volte succede spesso, come è successo a me per 15 anni, che manifestando questi disagi non si viene mai indirizzati verso questa patologia, ma ci si limita a dire stress, colite, gastrite, e tutto quello che può ruotare intorno a dei disagi comuni. Non voglio dire ignorata, ma non gli viene data la giusta importanza, tant'è che quando io mi sono presentata e la mia fortuna è stata avere un'ernia, un giorno mia figlia mi ha guardato la pancia e mi ha detto: che cosa hai, mamma? Avevo questa protuberanza nell'ombelico e quindi, avendo aperto i retti addominali, girati, i visceri si erano affacciati, si era presentata la possibilità per l'intestino di affacciarsi proprio. Avevo una finestra aperta, pluff, e mi era venuta un'ernia ombelicale. Per me quella è stata la svolta, la fortuna. Perché? Perché la mia dottoressa mi ha prescritto un'ecografia e ho trovato un ecografista che conosceva questa patologia. Mi ha subito infilato 5 dita nell'addome, senza dirmi niente. Mi ha fatto così, mi ha fatto sdraiare, ha fatto trac. Evidentemente ha sentito che i muscoli non cingevano le sue dita, perché non arrivavano a chiudere, perché lo spazio era tanto, e mi ha detto subito: signora, ma lei ha una diastasi. Io, che non avevo mai sentito questo termine, ho detto: veramente? Ma cosa è? Ora, lui non ha approfondito, ma mi ha acceso quella lampadina. Sono tornata a casa e ho iniziato a documentarmi. Ce l'ho. Com'è possibile che tutti questi sintomi nessuno me li abbia mai manifestati? E con una semplice ecografia, che devo andare ancora a ringraziare questo medico, mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo e ho iniziato, grazie alla mia grandissima curiosità, perché io voglio sempre sapere di più delle cose, ho iniziato a documentarmi e ho iniziato a capire cos'era la diastasi, come veniva risolta, e ho iniziato a fare delle visite mediche. I chirurghi che ho consultato mi dicevano sempre la stessa cosa: io chiudo l'ernia, ma la diastasi no. E quindi ho iniziato una grandissima ricerca al fine di trovare un chirurgo plastico. Quello di cui parliamo oggi è una diastasi funzionale, non una diastasi estetica, perché molte volte c'è molta confusione e le persone pensano che si faccia questo intervento per estetica, per migliorare il lato dell'addome, della pancia, per avere la pancia piatta. Qui invece si parla di anni, anni e anni di disagi funzionali, di qualità di vita bassissima, di impossibilità di andare a cena fuori, di impossibilità di prendere i bambini in braccio perché ci si fa la pipì addosso, impossibilità di fare le cose che comunemente le persone fanno avendo dei grandi disagi. E molto spesso questo viene recepito dalla gran parte delle persone come delle cose normali da accettare, e così non è. Una delle ultime visite che ho fatto dal chirurgo, che voleva riparare solo l'ernia ma non la diastasi, però, diciamo, attenzionando questo lato di disagi intestinali, lui mi propone di fare un'ecografia all'addome, più per visionare quant'era grande questa ernia, più una TAC per capire se a livello dell'addome c'era qualcosa che non andava in maniera più approfondita. L'ecografia misura l'ernia, l'ecografia misura anche la diastasi e la TAC evidenzia una diastasi di 6 cm. 6 cm sono tanti. La mia fortuna qual è stata? È stata che, vista che c'era l'ernia, il chirurgo mi consiglia fortemente, per non farla strozzare velocemente, di mettere una fascia,
una fascia elastica. Nel momento in cui io metto questa fascia, quindi contengo tutti i visceri bella stretta, i miei dolori quasi spariscono. E quindi mi ritrovo a fare una considerazione automatica. Ma se tenendo questa fascia stretta e i miei visceri sono contenuti, i miei dolori spariscono, allora bisogna contenerli per sempre. E quindi mi rivolgo a un chirurgo plastico che è disposto a operare ernia e via. Cioè, cosa si fa fattivamente? Aprono proprio da anca ad anca in modo da sollevare completamente e poi cuciono i due retti addominali, nel mio caso su 3 strati, quindi in maniera completamente, come dire, non c'è il rischio che sfugga qualche punto perché 3 strati di cucitura. Ci sono diversi tipi di intervento per questa patologia, il mio è stato quello di intervento a cielo aperto, da anca ad anca, da sterno a pube, cucita da sterno a pube. E quindi, diciamo, ogni medico applica ciò che ritiene più idoneo per la persona. Ad oggi, purtroppo, non tutte le regioni si comportano nello stesso modo, e cioè alcune regioni ritengono che da un certo centimetro in poi sia operabile con il sistema sanitario nazionale. Quindi la Sicilia non si comporta come il Veneto, come la Lombardia, eccetera. E c'è in atto, grazie all'associazione di Astasi Donna, la voglia di fare omogeneità, di rendere tutta l'Italia con gli stessi parametri. La mia era un'ernia piccola, ma l'intestino faceva plup, 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 plup. Si affacciava nella mia piccola ernia, quindi il rischio che si strozzasse era, diciamo, abbastanza alto. Mi faccio spiegare un po' l'intervento e corro a farmi operare. Il mio percorso, diciamo, la mia operazione te la racconto in un video che ti metto qua, ma quello che voglio attenzionare oggi è che, nonostante sia un intervento impegnativo e io ho fatto l'intervento, diciamo, più impegnativo di tutti, il post intervento, diciamo, è abbastanza duro. Però sin dal giorno dopo dell'intervento io non ho mai più avuto un dolore, non ho mai più avuto questa sintomatologia che mi torturava e mi perseguitava, e la mia vita ha preso una piega diversa. Quindi qual è lo scopo di questo video? È quello di chiederti: sei anche tu nelle mie vecchie condizioni di prima? Sappi che potresti avere la diastasi. Fai una TAC, fai un'ecografia, fai un consulto, parla col tuo medico curante, dopodiché approfondisci perché ne vale la pena. Se qualcuno mi avesse detto 10 anni fa, 15 anni fa, guarda, c'è questa possibilità, io mi sarei risparmiata 15 anni di dolore. Adesso invece ti faccio vedere il lato, diciamo, come dire, il lato bello della cosa, anche estetico, perché la mia pancia è diventata da così a così. E adesso la posso guardare sorridendo, e adesso guardo anche la mia cicatrice sorridendo, perché questa cicatrice è il mio sorriso alla mia nuova vita. Quindi questo video è puramente di condivisione, è puramente di divulgazione, e quindi, come sempre, io ti ringrazio per essere stato con me fino alla fine. Spero vivamente, caldamente, che questo video ti sia stato super utile, e noi ci vediamo al prossimo video.